Giovanna Passero, presidente del Comitato Fiocchi Azzurri Fiocchi Rosa. Ora ci ritroviamo dopo tante battaglie per una giornata di festa. L'inaugurazione, la controinaugurazione del reparto di pediatria ostetricia, che è stato però ufficialmente riaperto a luglio del 2011. Come vi sentite oggi? Voi siete nati per rivendicare un diritto, quello delle mamme a partorire ad Alghero. Certo, sì. Intanto felicissimi che appunto abbiamo potuto ottenere questo risultato di 300, oggi 310 bambini. Per noi è una grande vittoria. Sicuramente avremmo voluto che questo reparto fosse potenziato anche con più personale, perché qui c'è veramente un grande lavoro. Abbiamo dei medici, degli infermieri, insomma tutto lo staff è incredibilmente bravo, professionale e umano. Quindi la nostra battaglia è iniziata proprio lì. E poi comunque felice anche perché continuiamo a mantenere un diritto che ci spetta, che nessuno deve toccare. Siamo sempre pronti comunque a difendere non solo quello della sanità, ma qualsiasi diritto umano. Quindi per noi questa è la nostra festa, che io voglio condividere con tutte le mamme e tutti i bambini che sono nati, ma soprattutto anche con quelle persone che ci hanno supportato in tutto questo tempo. Sofia ci ha lasciato, si è stancata, è una delle bambine che è nata a Sassari, però anche una delle ultime. 500 parti ha decretato il Ministero per appunto salvare un reparto e quindi renderlo ancora operativo. Quello di Alghero è sulla buona strada? Noi pensiamo di sì, sicuramente. Credo che non si possa comunque chiudere una struttura come questa, perché è molto importante. Ripeto, il personale è ottimo, la struttura chiaramente con i tagli che ci sono, perché si taglia ovunque. Io invece farei una proposta: iniziare a tagliare dall'alto, quindi eliminare già i consigli di amministrazione, che sono proprio socialmente inutili, e dare possibilità al personale e alla struttura di poter migliorare. E sono sicura che i bambini che potranno nascere qui saranno molto molto di più.